più giovani in Piemonte decidono di dedicarsi all'agricoltura, ma negli ultimi 15 anni il numero di aziende è diminuito di circa il 30%. Il bilancio in chiaroscuro del settore è stato tracciato in occasione dell'inaugurazione a Palazzo Lascaris del 232esimo anno dell'Accademia di Agricoltura di Torino. Nata come società agraria il 24 maggio 1785 per volontà di re Vittorio Amedeo III di Savoia e riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica nel 1964, ha annoverato tra i suoi membri personalità come Camillo Benso di Cavour e Luigi Einaudi. L'Accademia è un ponte tra la ricerca che fa nascere l'innovazione e che deve essere trasferita al mondo agricolo. Si parla di industria 4.0 e anche l'agricoltura deve andare in questa direzione, perché senza innovazione non riusciremo mai a realizzare quegli indici di incremento della produttività che sono necessari per avere un'agricoltura redditizia ed efficiente. La Lectio Magistralis si è focalizzata principalmente sullo stato dell'arte dell'agricoltura del Piemonte. Sì, il Piemonte accusa alcune battute di arresto, c'è che fa ben sperare un leggero aumento delle aziende, soprattutto dei giovani, ma in gran parte noi assistiamo nell'arco degli ultimi 15 anni a una diminuzione del 30% del numero di aziende. In realtà l'agricoltura piemontese non produce più granché reddito, al di là di quello che è il settore vitivinicolo, accusa soprattutto l'attuale situazione dell'Unione Europea e dei rapporti con i paesi terzi in cui entrano merci a dazio zero e questo fa sì che le nostre produzioni siano poco remunerate.